であまり売れず diciamo è diventata più famosa come cantante dopo. そして、オーディションを受けまして、まあ、受かったわけですけれども、dopo ho partecipato a questa audizione per la canzone. で、レコーディングの前に、一度仮歌デモテープを作りました。prima ho dovuto registrare un audio per questa audizione. その時に、一番初めに聞いたのが、実を言うと、久石譲さんの仮歌でした。questa canzone era, era appunto la sua prima volta, la sua prima audizione vera e propria per, come cantante. Immagino sia stata felice di questo. 久石譲さんの作品がすごく素晴らしくて、この通りに歌おうと思いました。Quindi come ha cantato la canzone era proprio il modo pensava di appunto di aver cantato il modo corretto come, come loro pensavano avevano pensato questa canzone. その時にあの、まあ、デモテープで一応聞いたんですね一応あの宮崎監督にそしたらまああのデモテープがとても素晴らしかったのでその通りでレコーディングしてもらっていいですよと言われました。 Come ha cantato questa canzone hanno pensato sua, davvero, è davvero eccezionale come cantante proprio così che terremo questa canzone. Sì. E poi dopo Laputa sappiamo che c'è stato Totoro quindi per Totoro e per Kiki lei è stata contattata direttamente quindi dallo studio Ghibli e ho fatto comunque una traduzione. Dopo Totoro, appunto, Totoro e Kiki, in realtà in giapponese si chiama ha un altro nome, però per noi è più facile chiamarla Kiki. で、その時に、ラペタはすごくバラード、すごくスローテンポのバラードなんですけど、トトロ・キキはあのちょっとこうリズム感が、あのテンポだったのであの子供たちが元気よく歌えるようにそんな感じで歌いました。Dato che era differente dalla canzone precedente, il ritmo che ho utilizzato era quello più per bambini, in modo che anche i bambini potessero più cantarla, quindi è un po' differente dallo stile precedente. E Kiki è stato l'ultimo film dello studio Ghibli a cui ha lavorato, però nell'album Ghibli la sentiamo cantare anche altre canzoni di altri film dello studio. Tra queste canzoni, qual è la sua preferita? やはり、あの、オーディションで受かったラピュタの君を乗せてが一番好きです。Effettivamente la sua preferita era appunto la prima che ha cantato nell'audizione, quindi quella di Laputa. Sì. E poi sappiamo che ha lavorato anche in altri anime, tra cui ha cantato le theme song di Konnichiwa Anna, che in Italia è arrivato come Storie di piccola Anna ed è il prequel del famosissimo Anna dai capelli rossi, che tanto come in Italia è famosissimo anche in Giappone. Quindi com'è stato per lei poter partecipare alle canzoni di un anime così famoso? Konnichiwa Anna. の世界名作劇場の曲ですよね。あの私も大好きな曲で、実を言うとオーケストラで撮ってます。È stata molto felice di averla cantata e non una canzone che ha cantato con l'orchestra. Quindi si è sorpresa che anche in Italia è abbastanza famosa come opera e per lei è stata molto felice di averla cantata. Ora farei anche qualche domanda a Yuyu, che è ovviamente l'altra protagonista di questo incontro, e volevo appunto chiedere come è stato debuttare a 7 anni su una delle televisioni principali del mondo giapponese, la NHK, e se ci parlava di questa canzone con cui lei ha debuttato all'età di solo 7 anni.
歌わせてもらえると思っていなかったのですごい嬉しかったです。レディエ、ovviamente è stata molto felice di aver cantato e aver debuttato per NHK, che è appunto una, veramente un canale televisivo davvero popolare in Giappone. Un'altra domanda, ieri l'abbiamo vista per la prima volta in Italia, perché lei comunque era già venuta a Napoli 2 anni fa, ha debuttato con la chitarra elettrica ed è stata una, veramente una cosa diversa dal solito, e ha fatto la canzone di Sailor Moon. Com'è cantare e suonare? Qualcosa che vuole ripetere in futuro? To 2年生だから8歳9歳ぐらいでギターを弾き始めたんですけど、それからすごいずっと練習してて、曲をいただいて、それを頑張って練習して、海外でその発表すること、すごい緊張したんですけど、でも慣れていけばすごい楽しくなりました。実は、実はですね、彼女の、甥っ子が2人、男の子がいるんですけれども、ドラムとギターがその男の子たちで、まあ、ちょっとこう、ホーム的な感じでバンドをやってます。Allora, lei ha iniziato a suonare la chitarra in realtà già da qualche anno, un paio d'anni, e si è esercitata davvero tanto, e quindi ha voluto mostrare, debuttare con la chitarra elettrica proprio all'estero, però in realtà ci stava dicendo che lei ci sarebbe una band, lei è un altro ragazzo alla batteria, hanno formato una band, e quindi probabilmente continueranno con questa band. Era un po' nervosa, infatti ieri ci diceva che aveva un po' anche l'età fredda, però veramente si è impegnata tanto e voleva mostrare. Sono rimasti tutti stupiti di vederla con la chitarra elettrica, perché lei questa è una bambina. Facciamo un grandissimo incoraggiamento a レッスンすると思います。appunto era molto emozionata, però veramente si è impegnata tantissimo. Forse ho sbagliato qualcosa, però veramente voleva far vedere. Lei si è veramente impegnata tantissimo, voleva mostrare il frutto del suo lavoro. Però se noi tutti apprezziamo il suo lavoro, continuerà a impegnarsi e portare avanti il suo lavoro con la chitarra elettrica. Assolutamente, tutti i resoconti di ieri, di stamattina, delle persone che hanno visto lo spettacolo, erano tutti di grande entusiasmo per questa ragazzina con la chitarra elettrica, quindi sicuramente in Italia ha fatto parlare molto di sé. Ah, grazie mille. Lara, se vuoi continuare con la domanda. Sì, vorremmo chiedere un'altra cosa a Inoue-san. Insomma, da qualche giorno è uscita la notizia che Miyazaki Sensei ritornerà a lavorare su un nuovo film d'animazione che è Kimitachi wa Doi Kiruka. E chiediamo a Inoue-san se le piacerebbe far parte, insomma, di questo film alle musiche e che cosa ne pensa. ですね、実を言うと、宮崎監督とはプライベートでもちょこちょこ会っています。で、ゆうゆうのことをすごく孫みたいにすごくね、いろいろなことを教えてくれてるんですけれども、新しい作品ね、何年後だったの？で、そうですね、で、あまりプライベートではそういったお仕事の話は宮崎監督とはしないんですけど、in realtà si sentono costantemente con Miyazaki san e anche con sua figlia che considera una nipote praticamente, però quando si incontrano non parlano molto di lavoro, però è capitato anche che Yu ha partecipato a qualche lavoro con il regista. で、新しい作品は、まあ、私は何曲も歌わせていただいているので、ゆうゆうに
ぜひね、あのちょっと関わり合いができればいいなとは思っています。歌わせてほしいです。希望です。Io ho già cantato per mia, il regista Miyazaki, però dato che c'è anche Yuyu, spero che anche lei possa partecipare a qualche opera di Miyazaki. Ovviamente anche Yuyu vorrebbe, spera di poter partecipare in Yuyu. Yeah. Ecco, vi lasciamo lo spazio a voi se avete qualche curiosità da chiedere. Ecco, perfetto. Sì, volevo sapere cosa ne pensano dell'Italia, ormai è la seconda volta che vengono. E la seconda domanda, i cibi preferiti che hanno mangiato qui in Italia. Ah, sì, Italia va appunto di Kukai, Nikai me nan desu keredomo, yappari pasta ga oishii. Donna shurui no pasta mo subete oishii desu. Come ha già detto lei, sono due volte che sono venuta in Italia e ovviamente la cosa che piace di più è la pasta. Qualsiasi tipo di pasta va benissimo, le piace molto. Sì, carbonara non so, arrabbiata. Arrabbiata. Cioè, anche io suggerito tipo carbonara. Pizza が すごい大きくて安く売られててすごいお得感があっていいなと思って、しかもすごい美味しいのですごい嬉しいです。ピザです。Allora, io ho suggerito carbonara, però per i nove sani l'arrabbiata forse è il suo piatto preferito e io la pizza. Ama molto la pizza e forse si è sorpresa anche della grandezza, di tante cose e cosa c'è anche nella pizza, le varie gli ingredienti. Una domanda ce l'avrei io, se loro seguono l'animazione giapponese al di là dei film Ghibli, penso anche Yuyu, e se hanno delle cantanti di sigle comunque del mondo della musica, delle anime song preferite, comunque vedono qualche nuovo astro nascente o hanno delle loro artiste preferite o artisti? Ah, Shingeki no Kyojin. あの なぜかというと、私あのサウンドホライズンっていうあの、進撃の巨人のビーホラーの前にやっているあのレボ君、アタックデジガント、じゃあ正解です。レボ君が、やっていたサウンドホライズンで私も参加させていただいているので、あのすごくレボ君がすごくかっこいい曲をいっぱい作っているので、進撃の巨人好きです。Penso che l'attacco dei giganti e Linked Horizon, che sì, sono sì, il gruppo che fa molto famoso anche in Italia. Ha partecipato anche, sembra che abbia partecipato anche a qualcosa che riguarda l'attacco dei giganti. E ovviamente i personaggi e la musica è davvero molto cool. Molto potente. Molto potente, quindi a lei piace molto questo genere. E Giulio ha qualche anime che sta seguendo, gli piace una opening o una ending di anime abbastanza famosa? Io che vedo è Meitante Conan. Oh! Quella lì mi ha sempre visto. Le piacciono molto Conan e ovviamente anche Sailor. Detective Conan. E relativamente al cosplay, ultimamente mi hanno detto che su Twitter Yuyu si è fatta vedere il cosplay. No, ディズニーランドに行った時にディズニーランドの行った時にズートピアのジュディをやりました。ディズニーランドで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 ディズニーランド
と一緒にイベント参加させていただくんですけど、あの本当はそのジュディの洋服も持ってきました。あ、今迷ってます、やるかどうか。ha partecipato anche a un evento con l'elicottero e ha fatto il cosplay di Judy. やった方がいいですか?
Va bene se lei continua col cosplay, so. Assolutamente sì, è carinissima. Sì. Se qualcuno ha qualche domanda, se no continuiamo con le nostre. Sì, vorremmo appunto chiederle, approfittando di questo, che cosa pensa per il futuro di sua figlia, quindi canzoni con Studio Ghibli, canzoni anime, magari anche un futuro come idol, dato che anche lei è debuttata come idol. ゆうゆうは今、アーティストでもあるんですけど、まあ、ギターもバンドもやっていて、ゆうゆうは今あのアクトレスもやってます。Adesso è un artista, quindi come avete visto canta, suona la chitarra, però è attrice, è anche attrice, quindi probabilmente continuerà anche con questo ruolo. まあ、あのミュージシャンでありアーティストでありアクトレスであり、まあ、いろんなことができるマルチな人になってほしいです。può fare molte cose come avete visto, canta, suona, ha fatto anche attrice, quindi sarà completa come artista anche in futuro. C'è qualche via che ti piace di più, su cui vede di più il suo futuro, proprio lei, magari come attrice o come cantante? Nishino Kana-san. È una cantante molto famosa in Giappone. Quindi quella è la sua strada, quella che vede più precisa. Poi vabbè, in Giappone diciamo che c'è un po' di tutto, c'è la cantante. Lei, lei anche, dato che è attrice, suona la chitarra, è un po' differente da questa cantante, però lei in particolare le piace molto. E quindi è così giovane, però è già quasi un'artista completa, se ci pensiamo, perché canta, balla, fa l'attrice, è veramente e suona, oltre suona strumenti, per cui è veramente tanto per una bambina così piccola. E davvero ci auguriamo che possa proseguire su questa strada che le piace tanto. Grazie. Loro hanno cantato anche in duetto. Ci sono varie canzoni che hanno cantato insieme. E 実を言うと、その今度やるコンサート、リポーテロのコンサートは2人で歌います。サンタクロースのクリスマスの曲を歌います。ちょっと早いですけど。Infatti partecipa anche Harry Potter oltre al loro duetto e probabilmente canteranno anche una canzone di Natale, forse un po' in anticipo, però vorrebbero cantare una canzone di Natale insieme. Vieni, venite con me. Mi piacere venire a sentirci. E che consigli può dare Yu-Yu per questa strada così difficile nel mondo dello spettacolo giapponese? Anche la mamma ovviamente. Sappiamo che è un mondo abbastanza duro, soprattutto per quanto riguarda le persone molto giovani.土日にいつもコンサート活動をしているんですけど、その移動の日とか前乗りとかだと学校の後にすぐ移動したりするので、それは大変ですね。あと宿題が終わらなくて、あと、あれですよね、今聞いたのは子供たちがゆうゆうみたいになりたいっていう時に、どういうことをやればいいですか。どういうことをやる、とにかく歌を練習しましょう。レッスン。ovviamente per lei dover abbinare tutto quanto, quindi le lezioni, lo studio, la pratica del canto, per lei è un po' difficile, però comunque a lei piace molto questa strada, quindi continuerà così, però ovviamente cerca di bilanciare tutto. E per i ragazzi o i bambini che vogliono intraprendere la sua stessa carriera, innanzitutto dovete provare a cantare e fare molta pratica del canto. あと、メインステージで昨日子供たちが歌っている姿を見た時に、すごくイタリアの子供たちはとても歌がうまいなと思いました。
Ieri durante il concerto ho guardato i bambini che cantavano e ho detto: ah, ma i bambini italiani sono davvero bravi a cantare, e si sono meravigliate. Altra domanda che posso fare? Ecco, so che il primo film Ghibli che ha visto, anzi Ghibli, perché dice Ghibli in giapponese, noi abbiamo questa attitudine italiana invece di chiamarlo Ghibli, perché comunque è una parola italiana. So che il suo primo film è stato Ponyo. Com'è stato poi dopo ascoltare i film dove ha lavorato la madre e ascoltare la voce della madre nei film di questo studio così importante? Ovviamente gli amici anche a scuola dicono: ah, tua madre ha cantato Totoro, si meravigliano tantissimo. Quando si riferiscono alla madre, appunto, spesso dicono: ah, Totoro, quindi anche lei si sorprende a sentire sempre i ragazzi della sua età che chiedono questo. E si aspettavano poi tutto questo amore invece in Italia, soprattutto per i titoli così importanti come Totoro, come Laputa? もうすごく笑顔でハッピーな、もうすごくニコニコしながら歌ってくれて、あと拍手もすごくしていただいて、でイエーイって言うとイエーイって帰ってきて、本当にみんなが一緒にトトロって歌ってくださって、すごく嬉しかったです。もう隣のトトロは 29年前の作品になるんですけれども、本当に共通する言葉がトトロなので、 そういった素晴らしい作品を歌えて本当に嬉しいです。 Lei oltre all'Italia si è stata anche a Napoli, è stata all'estero, quindi è andata in America, è andata in Polonia e anche in Cina. E ovviamente vedere noi comunque gli stranieri che cantano così appassionatamente le sue canzoni Totoro in particolare, e il loro sorriso e la loro emozione durante i concerti, lei è molto felice di questo, il sorriso lo riceve ed è felice anche lei. Guarda, visto che abbiamo anche la cantante dello studio del Pericolo Ghibli, che in realtà è proprio una cover band di canzoni dello studio Ghibli, ha vinto anche l'anno scorso a Lucca, ecco, tu hai per caso una domanda per la cantante di Totoro e Laputa? Vai, e con te chiudiamo. Ciao, è un piacere conoscerla. Ciao. Volevo sapere cosa si prova a cantare queste canzoni, diciamo così, cariche di storia, di diciamo poesia. Ecco. Ah, so desne. みなさんやっぱりスクリーンって、その映像を見て、やっぱり好きな方が多いので、やはりそうですね。 トトロだとかラピュタの映像だとか。 Appunto, nonostante siano opere di qualche anno, un bel po' di anni fa, però sempre vedere questo tipo di video appunto ha sempre quell'emozione particolare, perché appunto sono ricche di storia è molto felice di averle cantate. 例えばラピュタだとパズーとシータがやはり飛行石を求めて冒険する映画なんですけれども、そこの最後に流れる作品で、ラピュタがポカポカと浮いているところで私の歌が流れるんですね。 Canzone appunto come Laputa in particolare non è dover cantare come se si trovasse
È come se anche lei si trovasse in quel castello in aria sospeso, quindi ha quella stessa emozione. で、パズとシータがこれから、2人で頑張って、まあ、人生を進んでいく、そういったイメージで歌っています。In questa maniera anche il futuro spera la stessa, che, di continuare per la stessa strada e continuare a cantare questo tipo di canzoni. Io farei un applauso enorme a queste due artiste. Buongiorno. Sì, il concerto principale di Inoue Azumi e Yu Yu era ieri sera alle 18.30. Per chi se lo fosse perso o per chi non gli fosse bastato, oggi alle 18.30 su Japan Stage, che è quello qui subito fuori in via dei Bacchettoni, loro saranno ospiti del concerto dei Cable Jungle, principalmente io ed Enrico, però escono come ospiti a cantare alcune canzoni, per cui anche se non sopportate i Cable Jungle, venite per loro verso le 18.30 al Japan Stage. Si concedono un altro po', nel senso il tempo dell'intervista è finito, però lì c'è un tavolino, se volete andarle a incontrare, fare l'autografo, comprare i CD, chiaramente bisogna anche sostenere gli artisti, ma anche se non comprate il CD, una stretta di mano e una foto, non si nega a nessuno. Qui invece dalle ore 11 ci sarà la lezione di giapponese con Enrico, per cui finché fate gli autografi, con un orecchio ascoltate anche Enrico che vi spiega come funziona la lingua giapponese. A mezzogiorno, sono rimasto con l'ora solare, legale, eccetera. Ok, per cui avete un 20 minuti per incontrare Inoue-san e Yuyu-chan e poi a mezzogiorno invece Enrico qua vi spiega. Dopo, arrivederci. Grazie mille.